Allora, siamo al termine della partita e qui con noi Simone Caraceni per la Corplast Coridonia. Simone, è un derby, le partite di derby sono sempre molto sentite. Io che ero al tavolo e ho fatto lo speaker, devo dire che la partita è stata lottata, molto lottata. Si vedeva che le due squadre la sentivano tutte e due molto, e molto probabilmente la Rovana CBF ha messo qualcosa in più che fino a qui forse in campionato ha dimostrato. Sì, concordo con la tua analisi, Maurizio, è stata una partita lottata, dura. Nel primo set nel complesso superiore la Rovana, secondo e terzo combattuti, però nella volata finale l'Elveregine ha avuto sicuramente più lucidità, più cattiveria e ha sfruttato dei singoli in grado di risolvere quegli scambi dove magari la palla fa fatica a cadere. Sapevamo di dover fare una partita di altissimo livello, purtroppo ci siamo riusciti solo a tratti, e fare una buona partita per vincere qua ovviamente non può bastare. Comunque non è una sconfitta che ridimensiona le nostre ambizioni, non scalfisce il nostro morale, perché comunque venivamo da 7 vittorie di fila e la possibilità di raggiungere il terzo posto resta consistente. Quindi ripartiamo dalle prossime 3 sfide molto delicate, dove dovremo fare il massimo dei punti se vogliamo prenderci questa bella soddisfazione di disputare il playoff. Guarda, Simone, io ti confermo l'ultima parte del tuo discorso, perché ritengo che da quello che ho visto stasera, da quello che ho visto anche all'andata e dall'analisi, diciamo, delle altre squadre, io credo che la Corplast sia proprio pienamente in corsa per partecipare ai playoff, perché ha le caratteristiche giuste e il potenziale per poterlo fare. Sono d'accordo, noi non eravamo partiti con questo obiettivo, poi andando avanti ci siamo resi conto di potercela giocare con tutti e la classifica lo dimostra. Ecco, difficile digerire sicuramente un 3-0, perché come hai detto tu il derby è sempre un po' una partita particolare, una partita a sé. In questa anche bellissima cornice si sperava di fare qualcosa di più, però come avevo detto anche nel pre-gara, la differenza tra Elvia e Corridonia è netta e noi non siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo preparato. L'Elvia, seppur con qualche passaggio a vuoto, comunque ha sempre controllato la partita. Accettiamo questo 3-0 perché credo che esprima sicuramente la prestazione più lucida e più attenta delle ragazze di Giganti. Giacomo Giganti per la Rovana CBF. Tutto perfetto, Giacomo, il derby è una partita molto sentita e stasera, voglio dire, le due squadre lo hanno dimostrato e si vedeva in campo che tutte e due ci tenevano tantissimo davanti a una cornice di pubblico splendida che era da tempo che non si vedeva al Fonte Scodella. Però credo che la Rovana CBF questa sera abbia dimostrato che quello che ha fatto fino adesso in campionato non è un caso. Sì, partirei innanzitutto dalla cornice di pubblico, che credo che sia entusiasmante, insomma, giocare con tutta questa gente, no? che tifa da entrambe le parti, perché poi c'era anche tanta gente da Corridonia, però è molto bello, insomma, per chi gioca, insomma, e per l'atmosfera che si viene a creare. Sì, dici una Rovana, insomma, che merita, no, il posto in classifica, che ha meritato questa partita, credo di sì, no? Nel senso che abbiamo giocato una buona partita, una partita che mentalmente, come dici tu, no, in un derby poteva comunque sia creare dei problemi, però li abbiamo affrontati bene, no? Abbiamo, insomma, dimostrato sul campo di valere questo primo posto e abbiamo dimostrato, secondo me, anche maturità in mezzo al campo, perché poi questo era un test importante, come ne avremo altri nelle prossime settimane, però ritengo che siamo sulla buona strada.
Adesso chiaramente non bisogna abbassare la guardia, perché avremo sabato prossimo Civitanova, che è sempre un altro derby, è un campo molto difficile per Macerata, e poi lo scontro con Iesi, che è seconda in classifica, fra due settimane, quindi la concentrazione deve rimanere massima. Sì, sì, la concentrazione, come dici tu, deve rimanere massima. Credo che le ragazze, insomma, durante il corso di tutto il campionato abbiano sempre mantenuto questo tipo di concentrazione in allenamento, no? In partita, perché poi sappiamo, no, che chi vuole raggiungere l'obiettivo che ci siamo, che si prefissano le squadre che vogliono vincere, insomma, il campionato, significa che devono sempre lavorare con questo tipo di atteggiamento tutte le settimane, perché poi tutte le partite hanno delle insidie, e la prossima sappiamo che è un'altra partita, comunque sia, con un tasso tecnico di difficoltà alto, perché andremo a Civitanova, e quindi è bene, insomma, prepararsi al meglio per quella partita, poi penseremo allo scontro diretto di Iesi.